Ciao Bettes.it, io sono terribilmente in imbarazzo e mortificato perché amo molto Luca Miniero, mi piace anche il suo cinema, mi piace la coppia Miniero-Genovese, ne abbiamo parlato un sacco di volte, ex surrealisti, va bene, poi divisi, diventati due grandi autori di commedie commerciali, blockbuster, genovese, shooter per Aldo Giovanni e Giacomo, poi cresce, cresce, cresce fino all'apice raggiunto quest'anno con l'ottimo Perfetti Sconosciuti, miglior film David, 20 milioni di euro al botteghino. Luca, benvenuti al sud, bellissimo remake di Giù al Nord di Danny Boone, e poi benvenuti al nord, e poi un boss in salotto, e poi sta roba qua. Non c'è più religione, non c'è più religione. Io poi amo molto Miniero e Genovese anche dal punto di vista umano. Sono profondamente in imbarazzo perché ho detestato questo film di Luca Miniero. Siamo a Portobuio, siamo in questa Italia del sud che c'è, non c'è, è un'isola. Senti un po' che Polignano a Mare sta proprio là vicino, senti perché è un po' quel fintume lì. In questa isola paese, che però non sembra né un'isola né un paese, Bisio è il sindaco che non vuole stare lì, come Benvenuti al Sud, però sta lì. E il problema è quello che non c'è più il bambino per fare il presepe. Non c'è più il bambino perché l'unico bambino è diventato lupo, è diventato non un lupo, è diventato un obeso. Allora, che fare? Il film si apre con una cosa anche carina: 0,65 figli per gli italiani. 2,85 cellulari posseduti, io ce n'ho solo uno, 2,85 fighissimi, cioè per un'altra vita per gli amanti, le cose, mi vado a comprare pure io. Io ce n'ho uno, sta là, mi sta riprendendo, come dire, non facciamo più figli, chissà come mai la mia generazione, perché siamo in profonda depressione da circa 35 anni e quindi non ce va manco troppo più di scopare, pensa a riprodursi. E quindi il problema è che gli italiani non hanno il figlio. Allora il sindaco Bisio e la suora Angela Finocchiaro devono ricorrere alla comunità musulmana, dove c'è dove c'è Gassman, che è un nuovo musulmano perché faceva parte della comunità di italiani, cristiani, poi insomma non è specificato. Ed è diventato uno dei musulmani. Ok, il problema, questo film non mi è piaciuto per niente perché è un film di grande budget, di grande cast, di grande costruzione cinematografica. C'è Sandro Petraglia alla sceneggiatura, vabbè, poi ne parliamo della sceneggiatura. Qui, insomma, uno dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema italiano. C'è Cipri, Daniele Cipri alla fotografia, c'è Francesco Friggeri in scenografia, c'è Francesca Calvelli al montaggio, c'è Pasquale Catalano alle musiche, ed è tutto bruttissimo perché, ragazzi, siete tutti molto bravi. Non è accettabile per un analista cinematografico che una squadra con questo budget mi giochi a calcio in questo modo, a basket, decidete voi. Molto meglio Una tale al sud come analista cinematografico. Molto meglio il prodotto cinematografico Una tale al sud di Marsicano e Costella in cosceneggiatura, perché per quello che avevano rendono cinematograficamente molto di più rispetto a Non c'è più religione. Perché questo è un film dove non c'è sceneggiatura, dove c'è costantemente il ricordo di un intrallazzo sentimentale tra sti tre, tra il sindaco, il musulmano e la suora, che non c'entra niente con la storia e che ogni tanto riemerge come uno zombie e loro litigano. Poi, due cose mi hanno dato profondamente fastidio di questo film. I personaggi cambiano continuamente vestiti da una scena all'altra perché rompe continuamente la continuità, la credibilità. La commedia è un genere cinematografico che io prendo molto sul serio e non solo io, perché è un genere cinematografico drammaticamente serio. Poi, come il cambiamento di vestiti, c'è un cambiamento di umore costante. Adesso, una volta ho chiesto a Luca qual è la differenza tra te e Genovese, visto che siete stati dei surrealisti che hanno fatto delle cose interessanti insieme. Luca mi disse, a un dibattito pubblico, Luca mi disse: Paolo è molto sentimentale, ama molto il glamour, è vero, ama molto il sentimento, è vero. Io sono più cattivo. Ok, qui il problema, caro Luca, è che c'è. È vero che tu sei più cattivo, è vero che tu ami uno humor più acre, anche visivamente, ma qui ogni tanto inserisci dei momenti di cattiveria dove i personaggi si mandano a quel paese, dove dicono le parolacce, dove c'è anche il malumore all'improvviso, però
Per poi tornare subito dentro un politicamente corretto che stona moltissimo con questi momenti di malumore dei tre personaggi, di Bisio, Gasman e Finocchiaro. La sceneggiatura non c'è perché dovremmo essere interessati a questo bacio? Chi sono questi tre italiani? Da dove vengono? A che generazione appartengono? È tutto terribilmente vago, è tutto terribilmente confuso perché lui non vuole fare un film generazionale, ma ci rompono le scatole in sceneggiatura Sandro Petraglia, con questo bacio, con questa suora che incomprensibilmente è suora, non ha un dubbio nemmeno sessuale o di perdita della vocazione, ma è ossessionata da questo bacio, il che è di grandissimo cattivo gusto cinematografico. E questa non è cattiveria, caro Luca Miniero, questa è una pessima sceneggiatura. Quindi, cambiamenti di vestiti, Bisio c'ha la kefia, dovrebbe essere il laico, dovrebbe essere quello di sinistra dei tre, Gasman... arriva in un momento a dire: no, noi musulmani trattiamo, non ci facciamo mai, non chiediamo mai l'opinione di una donna. E uno pensa: ok, fai commedia di religione? Interessante, fai commedia. No, perché dopo 2 secondi, ovviamente in sceneggiatura questi schiavi del politicamente corretto devono dirmi che lui è dominato dalla moglie perché c'è quella battuta prima dove lui ridendo, che è anche carina, dice: no, noi musulmani non chiediamo mai l'opinione di una moglie. Quindi è un film che vuole essere punk, poi Democrazia Cristiana, poi punk, poi Democrazia Cristiana, con il cambiamento di vestiti, con tre personaggi che non sono interessanti, con i giovani che non sono interessanti. Bisio ha una figlia che lo contesta, non ne posso più dei figli degli italiani che contestano i genitori, non ne posso più, perché è un cliché di questi ultimi anni che veramente da critico non sopporto più. Lei è Laura Adriani, che era la promiscua, la buzzicona di questi giorni di piccioni, il miglior film italiano in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia. Mi era piaciuta molto la Laura. Qui è anche lei è pessima perché non fa altro che rimproverare Bisio. Il film la legittima a rimproverarlo. Bisio si prende le botte, però poi ogni tanto protesta. È un film a gag. Arriva a un certo punto anche Roberto Erlitzka. E di solito lo humor esangue di Erlitzka, che come la sapete è lo humor a c'ho zero depressione. Anche quando parla Roberto Erlitzka, anche lui è drammaticamente non divertente come vescovo. E poi c'è Massimo De Lorenzo che sta in chiesa pure lui, aiuta la Finocchiaro ed è come sempre, sempre più pronto per il biopic su Walter Veltroni, visto che è il sosia. Non mi è piaciuto per niente, non è un buon film perché c'è troppo talento, c'è troppo budget per darmi questo prodotto audiovisivo qui che è veramente estremamente scadente. Pessima commedia, non mi aspettavo una cosa del genere da Luca Miniero. Mi dispiace, baci a Luca, ciao Bettist.